ragazzino, la madre invece cristiana, ma ahimè si arrabatta per mantenere questo ragazzo, che è terribilmente inquieto, ha un'inquietudine profonda, interiore, non si dà pace, un uomo che non riesce a trovare il senso, il bandolo della matassa della sua vita. E quindi, sebbene brillante, l'intelligenza acutissima, non riesce più a studiare, o perché mancano i soldi, o perché manca la volontà. E a fatica si trascina nei suoi studi, insomma allora definirli primari, secondari, un po' difficile, ma insomma diciamo nella prima tappa dei suoi studi fa molta fatica, perché lui di fatto vive la vita di paese, fa un po' il vitellone, frequenta le belle ragazze, beve, sta con gli amici, si azzuffa. Sono note le risse. Quando a un certo punto accadono due episodi, il primo è che trova una donna che gli dà pace, della quale vuole bene, della quale parlerà poco, non si capisce mai se fosse davvero innamorato, non ne si conosce neanche il nome, però gli dà un figlio, Adeodato, a cui sarà affezionatissimo per tutta la vita e si porterà presso ovunque. E allora questo è un fatto esistenziale che lo calma o lo calmiera. Dopodiché, altro fatto, un amico, viste le capacità, le attitudini di Agostino, gli dà una chance, gli dà del denaro, e con quel denaro lui va a Cartagine, capitale, proconsolare, molto importante, tra le città più importanti come Santa Gedito e di tutta la sponda mediterranea del nord, e studia retorica, studia tutta la cultura antica, classica, greca, romana, in particolare Cicerone, e poi vuole avvicinarsi alle sacre scritture, sia perché è incuriosito, sia perché la madre, molto devota, ne fa continuamente testimonianza, ma trova l'Antico Testamento difficilissimo, ostico, in qualche modo oscuro, paradossale, in alcuni aspetti persino immorale, e poi scritto male, in qualche modo, come dire, rude nello stile, è un retore raffinato come lui, fa fatica. Ma a Cartagine a quel tempo c'era viva una tendenza culturale contemporanea che era quella dei manichei. Il manicheismo era una sorta di dottrina, se non proprio scismatica, del cristianesimo paracristiana, che aveva come dato caratteristico, anche qui cerco di essere molto breve, una morale estremamente severa, estremamente rigorosa, fondata sul dualismo radicale tra bene e male, senza compromessi. Ecco che però questa severità ad Agostino dà sostegno, dà conforto, dà supporto, lo calma. E quindi, come dire, le passioni della carne, anche se proprio le cronache narrano non fosse un stinco di santo neanche con la sua compagna, di fatto però si acquieta. Finisce gli studi, continua a studiare, tanto che viene chiamato, perché è brillante, perché è oratore così sagace, viene chiamato dalla scuola principale di Cartagine a tenere corso. Lui da insegnante capisce, ha consapevolezza della sua capacità, della sua abilità, e diventa a questo punto desideroso di onori, desideroso di ricchezze, vuole fare carriera, stufo di insegnare a quattro ramponi viziati, capricciosi della buona borghesia africana, proconsolare, vuole andare oltre. E allora prende compagna e Adeodato, si imbarca e va a Roma. E lì apre una sua scuola. Certamente il pubblico romano, l'allievo romano era più attento, più educato, nel senso di più formato, ma non pagava. E quindi alla fine del primo anno il povero Agostino si trova senza una lira, con la famiglia carica, nel frattempo la mamma, Monica, lo aveva raggiunto a Roma, e per Agostino i problemi si fanno grossi, per cui delusa la sua, come dire, volontà di carriera, di ricchezza, di onori, ma al limite del sostentamento. Però Agostino è un uomo capacissimo, intellettuale brillante, viene invitato dappertutto a tenere discorsi, conferenze, tutti i circoli romani lo apprezzano, e un intellettuale romano del tempo, che tra l'altro era prefetto dell'Urbe, ormai non più capitale, era Quinto Aurelio Simmaco, e il prefetto in qualche modo prende sotto la sua ala protettiva questo giovane, poco meno che trentenne, e gli dice che si sarebbe
resa vacante di lì a poco la carica di retore imperiale a Milano. Agostino vede in questa possibile nomina aprirsi un orizzonte, un mondo, una possibilità di carriera, di vita nuova. Fa di tutto per andare a Milano, supera l'esame di declamazione e con un corteo governativo, anche una certa pompa, giunge in città. In verità con Agostino è stato in qualche misura anche un po' gabbato, nel senso che seppur bravo, seppur brillante, seppur meritevole di quella carica, subì un raggiro da Simmaco, che era pagano, pagano convinto, pagano resistente, e voleva in qualche modo ostacolare il suo avversario Ambrogio, cristiano, che era diventato vescovo della vera capitale ora dell'impero, che era faro della cristianità nascente, che la stava sempre più consolidando. E così Simmaco vede in Agostino un brillantissimo funzionario da mandare come informatore, come spia. Ma questo Agostino non lo sapeva. Giunge a Milano, gli si dà una dimora importante, le cronache narrano con giardino, e tra i tanti ruoli, compiti istituzionali c'è naturalmente anche la visita al vescovo. E questo è il primo incontro tra Agostino e Ambrogio. Allora lì avete veramente la dimensione dei mondi diversi. Da un lato un giovane rampante, presunto zelo, anche arrogante, consapevole di sua capacità, desideroso di bruciare le tappe, di arrivare presto in alto. Oratore, retore, sofista, critico. E dall'altra parte un gigante. Ormai maturo, 45enne, e nell'antichità 45 anni si era maturi davvero, tra gli uomini più potenti dell'impero. Le epistole di Sant'Ambrogio sono ad imperatori, pontefici, vescovi, che tratta con la familiarità con la quale scrive i parenti. E poi è in assoluto il prelato più importante dell'impero, più del Papa. Lui ha visto molti papi, Sant'Ambrogio, ma nessuno aveva il potere suo. E quest'uomo, da colosso qual era, volava altissimo e sapeva benissimo che questo giovane era stato mandato da Simmaco, e quindi lo accoglie con tutti gli onori. Agostino, nelle sue confessioni, si meraviglia anche di certe delicatezze che questo gigante gli aveva riservato, e quindi lo vede in contropiede. Ambrogio prende letteralmente in contropiede Agostino, che se proprio non affascinato dall'uomo ne rimane incuriosito, e comunque da uomo di profondissima cultura voleva toccare con mano, capire la fama, la saggezza, il verbo di quest'uomo, e quindi inizia ad andare, ad assistere, ad ascoltare le sue prediche, i suoi sermoni, tutte le domeniche. E inizialmente la parola di Ambrogio, nella sua linearità, nella sua, come dire, semplicità, e anche nello stile narrato, gli sembra un po' banale ad Agostino e anche poco interessante, ma capisce che qualcosa ci deve essere, comunque incuriosito, allora continua, torna e via via comprende quanto quella parola semplice, lineare, non è banale, è semplicemente la logica elementare di un pensiero compiuto, di un discorso vero. E allora ad Agostino cominciano ad aprirsi degli spiragli, delle porte, quelle sue domande che premevano cominciano ad avere risposte. Tutta la ritrosia, la difficoltà che lui aveva nei confronti dei testi sacri comincia a sciogliersi e vede nella parola di Dio, nella parola cristiana, davvero un orizzonte. E più partecipa e ascolta questi sermoni, più si apre, più vuole, e allora pensa di volere dei contatti diretti con Ambrogio, dei colloqui, degli incontri. Vorrebbe tanto che Ambrogio diventasse suo padre spirituale, ma Ambrogio non se ne cura, non si cura di Agostino. Ambrogio non gli darà mai udienza. Ambrogio è un uomo impegnatissimo, deve governare la chiesa dell'impero romano d'Occidente, deve governare una chiesa che sta sorgendo, che deve consolidarsi, deve governare il passaggio da un
un'epoca all'altra, in un momento in cui non c'è governo perché Roma sta crollando. Ambrogio si occupa di un mondo intero nel suo passaggio e quando non ha azione di governo in corso, medita, studia. E questo lo vediamo dalla quantità di pagine che ci ha lasciato. Trattati teologici, opere morali, inni liturgici bellissimi e poi le famose epistole, centinaia. Agostino questo però lo capisce, non se la prende, se ne rammarica, questo nelle confessioni lo scrive, ma lo capisce, e lo capisce a partire da un episodio. Un giorno, aspettando l'ennesima udienza che gli viene negata, si alza dalla sala d'aspetto e si dirige, poiché nessuno lo chiama, verso quelli che credi possono essere gli uffici del vescovo. Entra una porta socchiusa, intravede Sant'Ambrogio, chino sui libri, sulla carta, che scrive, concentratissimo. E allora capisce che deve lasciare stare, che deve abbandonare il corpo, perché quest'uomo è davvero su un altro livello, su un altro pianeta. Trova però conforto Agostino da un altro colosso della civiltà occidentale, della cultura cristiana del tempo, altro futuro santo, Simpliciano. Simpliciano era un anzianissimo sacerdote che sotto profilo curiale, sotto il profilo della gerarchia ecclesiastica non aveva alcun peso, ma era di una saggezza, di una cultura sterminata, conosceva la cultura antica, greco, romana, conosceva le culture contemporanee, il manicheismo, il neoplatonismo, conosceva molte lingue, cultura profonda e saggezza ne faceva un uomo sapiente, tanto sapiente che persino Sant'Ambrogio lo volle come consigliere, lo volle come suo padre spirituale. Ebbene, Simpliciano si prese cura di Agostino, si prese cura e lo accompagnò in quella che sarà la sua conversione, comprendendo perfettamente che l'Agostino non era più un problema teologico, non era un problema dottrinale, non era un problema gnoseologico, non c'era più in Agostino da comprendere, da fare proprio, c'era da modificare la propria vita. Era una scelta esistenziale che ora toccava fare ad Agostino. E questo è un passo importante per il quale si comprende il battesimo. Il cristianesimo dell'epoca non è come per noi un atto formale, noi nasciamo cristiani. L'atto di battesimo segue quello di nascita, sono documenti che abbiamo nello schedario di famiglia. Non meditiamo sul fatto di essere cristiani, cosa vuol dire la religione cristiana? Abbiamo un rapporto fedelistico con Dio, ma non ne comprendiamo a fondo i dettati della religione. Allora no, essere cristiani voleva dire sapere perfettamente anche esponenti del popolo, le differenze tra ario e mani, tra l'arianesimo e il manicheismo, tra l'ortodossia, come si discuteva nei concili, e si significava soprattutto fare una vita cristiana, accogliere le virtù, e non solo quelle teologali, anche quelle cardinali. Voleva dire essere cristiani, credere in Cristo voleva dire essere, quindi vivere il Cristo, una cosa a noi totalmente sconosciuta, se non nei prelati e nemmeno in tutti. Ecco, per Agostino la conversione, dunque il battesimo, fatto sempre in età adulta dell'antichità, voleva dire una presa d'atto, una presa di coscienza, una sottomissione. E quindi lui, a partire da Simpliciano, a partire da Sant'Ambrogio prima, poi da Simpliciano, e anche da sogni, da premonizioni, da altri incontri che lui ebbe, decise di varcare questa soglia, di convertirsi, e allora abbandona la carica di retore, scrive agli uffici imperiali dicendo testualmente di trovarsi un altro venditore di parole, e lui si ritira in meditazione 8 mesi, dalla festa della vendemmia, che allora era grosso modo il nostro agosto, sino alla Pasqua successiva. 8 mesi di ritiro assoluto, lo seguono solo il figlio, la mamma, la compagna era già stata rispedita in Algeria da tempo, e alcuni seguaci che già vedevano in Agostino persona illuminata. E così Agostino compie il suo percorso di conversione, e che è un percorso sostanzialmente di abbandono dei sensi, di abbandono della vita corporea, di un governo della vita corporea per accedere a una vita spirituale matura. Torna a Milano nella Pasqua del 387 e lì, a quasi 35 anni, inizia la catechesi obbligatoria per i catecumeni, cioè per coloro che dovevano ricevere il battesimo, dal vescovo, e lì di nuovo si trova faccia a faccia con Ambrogio. Ma sono cambiati
cambiare. Agostino non è più il giovane, arrogante, retore brillante, pieno di sé e di volontà di carriera, cinico e critico, ma si trova Ambrogio di fronte un uomo che di sua spontanea volontà ha chinato il capo di fronte al verbo del maestro, che in quel momento diventerà Battista e dunque padre. Ebbene, la cerimonia del battesimo avverrà il giorno di Pasqua, nel battistero che poi vedete, e ad accompagnare Agostino ci sarà anche Simpliciano, e sarà quello che oggi noi definiremo il padrino. Il battistero, lo vedrete, era una piccola chiesa, un piccolo tempio a copertura della grande vasca battesimale, che era una sorta di piccola piscina, perché nell'antichità il battesimo non era per aspersione, ma era per immersione, e sempre in età adulta. E dunque, signori, il fonte battesimale, il luogo in cui l'uomo vecchio muore e nasce il nuovo, in cui si rinnova l'alleanza tra Dio e creatura, tra cielo e terra, tra trascendenza e storia. Grazie.